Buongiorno a tutti amici di tutto un po', eccoci qua di nuovo insieme per un altro video. Allora, oggi vi voglio parlare delle mie impressioni di un prodotto che dovrebbe essere il top, l'iPad migliore di sempre, ma secondo me è l'iPad peggiore di sempre. Se siete curiosi di scoprire perché non mi piace questo prodotto, aspettate la sigla e ci vediamo tra poco. Eccoci qua ragazzi, allora, l'iPad peggiore di sempre. Allora, puntualizziamo, il design è stupendo, è bellissimo, è un prodotto veramente curato da tutti i punti di vista, come sempre Apple sola sa fare. Premettiamo questa cosa. Qual è il vero problema di iPad Pro? Il vero problema di iPad Pro, ragazzi, è che se noi lo mettiamo a fianco di un iPad 2018, normale, un iPad 2018, lo mettiamo vicino, accendiamo lo schermo e vediamo che sono identici. È questo il problema di iPad Pro 2018. Sono identico. Il problema di iPad Pro 2018 è iOS. Tu non mi puoi vendere un dispositivo Pro come con un software esattamente identico al software normale, standard di iOS. Ed è questo il grave errore. Perché? Perché noi abbiamo un prodotto potentissimo, con un chip veramente potente che potrebbe fare tanto, potrebbe fare tante cose, ma purtroppo è iper castrato da cosa? Da iOS. Allora io mi chiedo, ma perché devo spendere? Ora non analizziamo il 12 pollici, che è ancora peggiore da questo punto di vista, analizziamo l'11 pollici. Perché devo spendere 899, 869, vabbè, siamo lì, oltre 800 euro per un tablet che poi non riesco veramente a usare come un PC. Ora la gente, secondo me, il lavoratore, chi lavora, non ha bisogno, anche bisogno di fare il fighetto, ma non ha bisogno di un dispositivo che comunque ti costringe a portare dietro anche il computer, se vuoi fare o il Mac o un MacBook oppure un PC per completare il tuo lavoro. Ha bisogno di un unico prodotto che gli fa fare tutto. Da lì il Surface vince. È per questo che il Surface vince e sta vincendo. Perché? Perché è un prodotto unico con un display sufficientemente grande, ma che ti permette di fare tutto, chiaramente in linea con le sue prestazioni. Non ci potete montare un video in 5K a meno che non prendete la versione più potente, tanto anche lì un po' stenta, perché lì il problema è non avere una scheda video dedicata, ma quello è un altro discorso. Però potete farci tutto perché è un PC completo. Ribadisco, un iPad da 11 pollici e ancora più l'iPad da 12 pollici, tu non mi puoi dare un prodotto del genere così potente, così performante, che poi non riesco a usarlo e non si riesce, ragazzi, ad oggi ad usare iOS come unico dispositivo, come unico sistema di utilizzo. Avete sempre bisogno di un Mac o di un PC, perché ci sono operazioni che purtroppo iOS non riesce a fare chiaramente con la velocità con cui fate con cui si fa con il PC. Ma anche banalmente, voglio scrivere un articolo, copia e incolla, per fare copia e incolla devo aprire la doc, mettere il file, aprire il programma per copiare l'immagine. Ma è una situazione incredibile. Ma perché? Perché iOS è stato pensato per un telefono, dopo è stato inserito anche in un iPad, però era un iPad molto grezzo e parliamo comunque di quasi 6 anni fa, anche più, 6-7 anni fa. Io al giorno d'oggi mi aspetterei da Apple un ibrido, perlomeno un sistema che riprenda l'utilizzo di macOS,
magari riducendone la UI, quindi migliorandone l'utilizzo per un controllo touch, e che fonda i due sistemi. Allora sì che c'è la rivoluzione, allora sì che tu mi puoi vendere un iPad Pro a 1200 euro se ci mettiamo la tastiera e tutto il resto. Allora sì che ha senso, allora sì che ha senso l'Apple Pencil, allora sì che ha senso tutto. Ma se io devo spendere 800 e passa euro per avere un oggettino che ci guardo YouTube, va ancora bene anche il normale iPad 2018, che si trova anche a 260 euro. Perché ne devo spendere 800? Per avere che cosa? Per avere il fatto che è iperfino e il fatto che è borderless? Ma quando ce l'ho in mano, ragazzi, comunque io sto vedendo il video, a me quello che importa è lo schermo, quindi alla fine è meno importante il fatto che sia borderless o non borderless. Le gesture sono fighe, per carità ragazzi, alle gesture nuove, ma ci sta, è normale che introducano queste cose, ma quella, cioè, sarebbe follia che se non l'avessero fatto. Il problema, invece, la rivoluzione sembra che, ah no, la USB-C, grande rivoluzione. Ma no, non è la rivoluzione avere la USB-C, è solo una presa per i fondelli. Perché ce l'hai menata per 6 anni con questo Lightning, adesso fai uscire la USB-C. Apple si è aperta, benissimo, apriti allora, iniziamo ad aprirci. Fammi un iPad Pro da 12 pollici e 9 con un sistema operativo ibrido tra macOS e iOS. Allora ti pago anche 2000 euro per quel prodotto, perché so che io con quel prodotto ci posso fare tutto. Invece, se io devo comprarti l'iPad Pro da 12.9 pollici e poi mi devo comprare anche un MacBook Pro per poter fare tutto, allora compro solo il MacBook Pro. O non compro né l'uno né l'altro, prendo un VersaFace che mi fa fare tutto. È questo il problema di Apple. È qui che Apple, non so se è evoluta la cosa o non riescono più a capire le esigenze delle persone. Secondo me è un grave problema che sta trattando Apple adesso, è che non si accontenta più che voi acquistiate un dispositivo. Invece, secondo me, Apple dovrebbe fare in modo che se io voglio un iPhone, ho l'iPhone più potente di sempre, benissimo, e con quell'iPhone riesco a fare tutto quello che c'è bisogno da fare con l'iPhone. Però se tu mi vendi un prodotto Pro, un iPad Pro, io non voglio un iPad che è Pro solo perché è più fino o perché è borderless. No, mi devi dare un iPad Pro, quindi mi devi dare un iPad che mi permette, dato che me lo spacci per un mini computer o comunque per un oggetto che possa sostituire il PC, non è vero niente, perché con l'iPad voi non riuscite a sostituire il Mac o il PC, purtroppo ad oggi, perché iOS è castrato. Non ditemi però, ma aspettiamo iOS 13. No ragazzi, perché iOS 13 sarà un po' più, avrà qualcosa di migliore di iOS 12, ma sarà sempre iOS. Un sistema che gira su iPhone, su iPad, non va bene. Non si può pretendere a un sistema operativo che gira su un cellulare, su un dispositivo grande come la mia mano, non si può pretendere che vada bene per un dispositivo che sia il doppio. O perlomeno devi creare due diversi sistemi operativi. Infatti io spero, magari con il prossimo anno o fra un paio d'anni, spero che Apple capisca che c'è bisogno di un iOS dedicato per l'iPad, che secondo me dovrebbe avvicinarsi a macOS, o addirittura, se non vogliono crearsi grossi problemi, benissimo, prendiamo macOS e mettiamolo nell'iPad Pro, perché girerebbe anche meglio. E questo è il problema, ci stanno prendendo un po' per i fondelli da questo punto di vista. Quindi è per questo che l'iPad Pro 2018 è l'iPad peggiore di sempre, perché è un iPad Pro che però non di Pro ha soltanto il prezzo, perché tutto il resto lo fa uguale agli altri e basta. E quindi non mi sta più bene che voi mi mettete la pennetta che si attacca magneticamente, perché siete arrivati tardi, perché il Surface già lo fa da 4 anni. Quindi è per questo che io mi arrabbio, ma non tanto mi arrabbio perché ce l'ho con questo prodotto, ma perché da Apple mi aspetterei veramente un prodotto Pro. Quando era uscito il primo iPad Pro da 12 pollici, ho detto: stai a vedere che è la volta buona che vediamo un Surface casa Apple.
ed ero veramente entusiasta perché mi farebbe tanto comodo avere un ultrabook iper portabile che però mi dà tutto quello che mi può dare avere un ambiente di lavoro completo. E invece no, sono passati 3 anni e ce la menano ancora con iOS e questo è inaccettabile. Ragazzi, questo è il mio punto di vista, sia ben chiaro. Il 12 pollici è ancora peggio dell'11 pollici perché, bene o male, l'11 pollici, essendo piccolo, è ancora il suo ruolo, quello con iOS ci può ancora stare. Ma sull'iPad Pro da 12 pollici, 12.9, non ci può stare assolutamente no iOS. Non va bene, ragazzi, anche perché la cover con la tastiera a 200 euro, la penna 135. Ma ragazzi, ma che stiamo parlando? Ma che ci stai dando, Apple? Che ci stai dando? Una volta ci davi dei prodotti fantastici. Come il discorso dell'iPad Air, ora non travisiamo, parliamo d'altro, ma anche l'iPad Air, mi fai un prodotto da 1500 euro con 8 GB di RAM e 128, da 1300 euro con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD, che pure il processore è un dual core, ma ancora con il dual core, quando hai già fatto uscire il MacBook Pro quad core. No comment, ragazzi, no comment. C'è qualcosa nel sistema di marketing di Apple che sta fallendo. Evidentemente o non hanno più la strada inquadrata o non vogliono o non gli interessa più perché tanto sanno che fanno prodotto e tanto lo vendono. Non lo so se sono arrivati a questo punto, io non credo, però penso che stiano perdendo la voglia di fare le cose fatte bene. Ecco, la voglia di fare le cose fatte bene. Ad esempio, è veramente incredibile che dopo 3 anni che è uscito il MacBook Pro con la Touch Bar, tu non introduca la Touch Bar sugli iMac, non introduca la Touch Bar sui Mac Air, non introduca la Touch Bar sugli altri tuoi dispositivi. È assurdo. Mi sta bene che il primo anno è la novità è il MacBook Pro, ma perché tu la Touch Bar non me la introduci anche nella tastiera per l'iMac allora? Per quale motivo? Perché non lo fai? Perché non ci credi neanche tu alla Touch Bar? L'hai fatta così e poi non ci credi più, quindi l'hai tolta da tutti i dispositivi e non ce la metti? Non lo so, ragazzi, ma la Touch Bar tanto è inutile, si sa che non è stata implementata bene ed è inutile. Però è questo il discorso. Dove stiamo andando? Dove sta andando Apple? Sta andando verso un qualcosa di inesistente, a mio avviso. Comunque, ecco ragazzi, scusate lo sfogo, ma perché tutti a parlare me la menano con questa penna che non si stacca e fanno così e non si stacca. Cioè ragazzi, ma di che stiamo parlando? Ma che cosa stiamo analizzando? Un iPad Pro, quindi io un Pro, mi aspetto un prodotto Pro e l'iPad Pro non è un prodotto Pro. Però vabbè ragazzi, è così. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un bel mi piace, aiutatemi a crescere come canale come al solito, fatemi sapere sotto in descrizione voi cosa ne pensate, perché magari a voi piace e siete entusiasti. Io no, non sono entusiasta, anzi, penso che mi prenderò un normale iPad del 2018 che lo trovo a 260 euro e ci faccio le stesse cose che farei col Pro. Anzi, posso usare anche l'Apple Pencil, quindi, no comment, veramente. Di nuovo ragazzi, ciao a tutti.